ci dirigiamo verso Cordova. Prendiamo adesso, andiamo verso l'autostrada Siviglia-Cordova, circa un'ora e mezza di autostrada. Arriviamo, una volta arrivati in città, il programma di oggi prevede subito l'inizio della visita con la guida, visita guidata del quartiere ebraico, che c'è anche a Cordova, che si chiama Giuderia, Giuderia, e poi naturalmente la visita della cattedrale Meschita, chiamata anche. Naturalmente questo nome di Meschita vuol dire moschea, ma non confondetevi, perché dal 1236 non è più moschea, è una chiesa cattolica. Naturalmente la gente lo chiama così popolarmente, perché ufficialmente non ha questo nome, popolarmente perché è stato l'unico edificio o l'unica moschea a non essere stata trasformata, distrutta. Sapete, tutte le città arrivavano quando c'erano, le chiese diventavano moschee, le moschee diventavano chiese, dipende da chi c'era al comando, no? Bene, questo è stato l'unico edificio religioso, l'unica moschea che non è stata distrutta del tutto, è rimasto quasi intatto, quasi detto, e per questo quando si entra si ha l'impressione di entrare in una moschea, no? Perché la struttura principale naturalmente è quella della moschea, tutta un'architettura islamica, anche se poi dentro c'è l'altare maggiore, il coro, eccetera, c'è la parte anche rinascimentale, eccetera. C'è il famoso bosco di colonne, famosissimo, della cattedrale. Bene, quindi per questo motivo la gente ha chiamato la meschita, ma naturalmente adesso io non sto qui a spiegare tanto storia, perché poi la guida dentro vi spiegherà tutta la storia della cattedrale, e le varie fasi della moschea che ha avuto quando la costruirono in vari periodi. Bene, dopo poi la visita, quindi di Cordova, della città, della cattedrale, sarà tempo per mangiare qualcosina e poi si ripartirà, si prosegue per Granada stasera. Olé. Siamo a Granada, all'hotel Granada Center, e staremo due notti, questa sera e domani sera, e questa sera poi dopo cena andremo a vedere poi lo spettacolo del flamenco nel quartiere dei Gitani, nel famoso quartiere del Sacromonte Albaicín. Questa è una collina di fronte all'altra collina dove c'è l'Alhambra. La città di Granada si trova ai piedi della Sierra Nevada, queste montagne famose perché sono le più alte della penisola iberica, dove c'è la neve d'inverno, si può sciare, e davanti alla città la pianura che si chiama La Vega, la famosa Vega, come La Vega, come Las Vegas di la città, no, si chiama pianura. E in città ci sono poi due colline proprio a piedi della montagna, proprio in centro quasi. Allora, in una collina c'è questa fortezza araba, l'Alhambra, che andremo a visitare domani, domani mattina, e poi nell'altra collina di fronte quartiere, antico quartiere arabo, poi quartiere gitano, quartiere popolare oggi Albaicín, e più in alto Sacromonte. In alta, molto bello quel punto. Questa è anche un'altra specialità. La specialità è di farla alta. Più alta è, più. Però non abbiamo ancora bevuto la sangria. Più è difficile da fare. Adesso noi scendiamo qui giusto sul fiume e andiamo a piedi alla cattedrale. È vicino, adesso seguitemi, non vi fermate a fare foto, perché poi dopo tanto si rimane qui nel. Capito, Maurizio? Va bene, capo. Alle 3 prenderemo di nuovo il pullman allo stesso posto. Mi raccomando, allo stesso posto. Quindi prima di partire potete tornare, se volete, sul ponte romano a fare una passeggiata, tutto pedonale. Adesso prima di entrare in cattedrale, e lì ci sono i bagni. Oh, ecco, bene, la prima cosa importante. Oh.
Non ho detto lui, una persona con giurisdizione, non ho detto lui, devi prendere tempo.